Cirenaica italiana, primavera estate 1930. Abbiamo avuto il bis, come prevedevo. Siciliani, ripeto, non mi sembra all'altezza della situazione. La mia opinione è che si dovrà venire ai campi di concentramento. I campi di concentramento. Il dispaccio di Emilio De Bono, ministro delle colonie del governo fascista, e già quadrunviro della marcia su Roma, a Pietro Badoglio, governatore delle colonie libiche e già eroe della Grande Guerra, è del 10 gennaio 1930 e si riferisce alla irriducibile, esasperante, straordinaria resistenza nella zona montuosa della Cirenaica da parte dei guerrieri senussiti guidati da Omar al-Mukhtar. Eppure De Bono, all'alba del terzo decennio del secolo, non ha bisogno di spiegare a Badoglio cosa intenda per campo di concentramento. La locuzione è evidentemente ben nota, la pratica corrispondente già in uso. Entrambe ricorrono nella storia della colonizzazione italiana in Africa e nei suoi documenti ufficiali già prima di questa data. La soluzione del campo di concentramento è stata adottata in passato per piccoli contingenti di nemici irriducibili e modesti gruppi di civili deportati per varie ragioni dai loro territori d'origine. Il campo di concentramento è una misura estrema, un provvedimento a cui si addiviene in ultima ratio, ma tutto sommato è una parola consueta. Il quadrunviro della marcia su Roma non esita a pronunciarla e l'eroe di Vittorio Veneto non rabbrividisce nel riceverla. E infatti, sei mesi dopo, i preparativi sono in fase avanzata. Il 20 di giugno Pietro Badoglio scrive a Graziani. Qual è la linea da seguire? Bisogna anzitutto creare un distacco territoriale largo e ben preciso fra le formazioni ribelli e le popolazioni sottomesse. Non mi nascondo la portata e la gravità di questo provvedimento, che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma oramai la via ci è stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla sino alla fine, anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica. Chiuse virgolette. Emilio De Bono e Benito Mussolini approvano immediatamente la linea sanguinaria tracciata da Badoglio. Tutte le tribù del Gebel, 100.000 anime, 100.000, saranno strappate all'altopiano e concentrate alle falde, in una fascia semidesertica tra le pendici e il mare. Il 25 giugno del 1930, soldati italiani sotto il comando del generale Graziani, per preciso ordine del maresciallo Badoglio e con la piena approvazione di Benito Mussolini, iniziano in Cirenaica, in nome del regime fascista, una delle più grandi deportazioni della storia del colonialismo europeo. La fotografia aerea del campo di concentramento di El Abiar rappresenta un enigma con proprietà quasi ipnotiche per l'occhio di chi la contempla. Voluta dal generale Graziani per illustrare il suo nuovo volume di memorie autocelebrative in preparazione, l'auspicio è che possa intitolarsi Cirenaica pacificata, l'immagine restituisce uno sconfinato pianoro completamente brullo, riarso e grigiastro, che si allarga a perdita d'occhio ai margini di un reticolo composto da quattro rettangoli giustapposti, ciascuno disegnato da otto indecifrabili corrugamenti nel terreno di colore più chiaro e perfettamente rettilinei, come tirati con un filo di piombo. In assenza di una didascalia, sarebbe impossibile stabilire la natura di quella vasta griglia di linee rette nel mezzo del nulla. Promana quasi un senso di quiete da questa immagine indecifrabile, in colore, in odore e soprattutto in dolore. È la quiete dell'estinzione, della cenere spenta, di ciò che resta di antichi fuochi una volta consumata ogni vampa. L'aura dei luoghi imperturbati dai quali da secoli è sparita ogni turbolenza di viventi. La fotografia aerea illustra così perfettamente la teoria. La teoria fascista dei campi di concentramento, dettagliatamente esposta nelle circolari ministeriali, prevede infatti che le popolazioni deportate, essendo ostili ma non avendo mai combattuto gli italiani armi alla mano, non possano essere considerate ufficialmente nemiche e debbano quindi essere trattate in maniera civile. Ma la vita, come è noto, per sua indole, tende a smentire ogni teoria, soprattutto quando si tratti della vita in prossimità della sua apocalisse.
E infatti, se scendiamo di quota, mano a mano che ci avviciniamo al suolo, dapprima riusciamo a distinguere nella duplice linea scura ai bordi del campo il doppio reticolato di filo spinato. Poi scorgiamo gli intervalli che spezzano le linee di tende lerce e cenciose. Infine, quando il nostro volo a planare ha quasi raggiunto il suo grado zero, riconosciamo nelle macchioline nere della foto, che prima ci erano apparse come insignificanti sgranature della riproduzione fotografica, esseri umani ridotti a una condizione larvale. Uno di essi, un giovane maschio dall'incarnato olivastro, piantato nello spazio tra il Cardo e il Decumano come un arbusto incenerito all'incrocio della gloria urbanistica dell'antica Roma, sta nudo sotto il sole a perpendicolo dell'estate africana, a piedi uniti, la testa a penzoloni, la mascella crollata, le braccia tese ai lati del corpo e i due grossi sassi appesi a ciascuno dei due polsi per mezzo di funi. Un Cristo in croce cui sia stato negato perfino il sostegno di una croce. Osservato ad altezza d'uomo, il campo di concentramento di El Abiar si incarica di smentire la teoria fascista punto per punto. Passata al setaccio di malversazioni, ruberie, storno di materiali a ogni livello organizzativo, la magrezza scheletrica degli internati contraddice le precise norme dell'amministrazione coloniale riguardo all'alimentazione. I sintomi vistosi di dissenteria bacillare, tifo petecchiale, malaria, scorbuto, salmonellosi, vaiolo e setticemia assortite smentiscono la pianificazione della commissione sanitaria. Il puzzo di cadaveri in decomposizione mortifica l'ingegneria militare e il suo progetto di allestire cimiteri dove inumare i deceduti in luoghi opportunamente scelti lontano dai campi e dalle falde acquifere. Infine, il programma di igiene morale e rettitudine lo smentiscono le macchie di perdite uretrali sui calzoni cachi dei guardiani, chiaro segno della gonorrea, contratta insieme alla sifilide, alla candida, ai condilomi, nel commercio carnale imposto alle giovani figlie dei deportati, da ascari eritrei e soldati italiani, senza distinzione di grado, rango, nazionalità, religione, convinzioni politiche o colore della pelle. L'unico aspetto scrupolosamente realizzato del progetto teorico dei civilizzatori bianchi, oltre alla riproduzione del castrum romano per l'architettura dei campi, riguarda i dispositivi di punizione. Nel sole abbacinante dell'estate africana, palchi e forche tremolano come un miraggio putrefatto sul vasto piazzale all'incrocio del Cardo e del Decumano. È lì che viene impiccato il suppliziato, non appena le sue braccia cedono al peso delle pietre e il suo corpo crolla al suolo, sospinto da un improcrastinabile impulso di fusione con la terra, di ritorno alla quiete dell'inorganico. Ultimo desiderio che gli viene negato quando il suo corpo quasi esamine è sollevato di peso perché penzoli dalla forca. Assistono allo scempio, costretti dagli aguzzini italiani, i padri, i fratelli, gli amici e i parenti di ogni grado, compresi donne e bambini.